Sì, grazie. Ma volevo dire due o tre cose. La prima è che noi siamo molto felici di questa iniziativa, perché nello spirito proprio del lavoro che sta facendo il primo municipio del distretto culturale, cioè la messa in rete di tutte quelle che sono delle associazioni di cultura, ma anche delle associazioni che fanno ambiente, che si occupano del decoro, insieme a dei operatori, perché oggi la cultura non può essere sostenuta dagli enti pubblici, non ci sono soldi pubblici, ma noi non possiamo assolutamente rinunciare alla cultura, ma va potenziata soprattutto in questo momento di crisi, e la cultura si può mantenere grazie a delle grandi sponsorizzazioni come quella di Sorgente Group, che unisce un valore culturale, un valore economico a un valore rispetto alla propria città. Il secondo punto è che noi su questa manifestazione ci abbiamo creduto molto, perché recupera il fiume, un grande elemento naturale che sta sempre ai margini di questa città e che viene visto soprattutto dai turisti e poco dai romani. Facendo queste iniziative che portano i romani sulle sponde del fiume, noi recuperiamo anche un valore ambientale, e perché questa iniziativa, da quando noi ci siamo insediati, si è messa nella disponibilità, prendetela così, il Marsili, è un complimento, di migliorare, è una delle iniziative che si è messa in testa di tenere i decibel secondo legge. È un'iniziativa che si è messa in testa di fare la raccolta differenziata, è un'iniziativa che si è messa in testa di stare in regola con il consumo di alcol e con le normative sul vetro, è un'iniziativa sostenibile, è un'iniziativa che complessivamente dà alla città un valore aggiunto. E quindi questa unione tra degli operatori culturali ormai noti in città, insieme a degli operatori economici e insieme a delle grandi strutture culturali come il Conservatorio di Santa Cecilia, come l'Accademia di Belle Arti, luoghi che formano alla cultura, luoghi che vengono frequentati dai giovani, vengono frequentati da un pubblico di nicchia, vengono messi a disposizione dei cittadini romani gratuitamente in questo luogo. Questo secondo me è la grande novità di quest'anno e forse è l'ultimo atto per far salire, lo dicevamo prima nell'intervista, più cultura e meno enogastronomia. Puntiamo sulla cultura e puntiamo di dare ai romani, chi deve rimanere anche in città per tutto il periodo, una bella estate. Un'estate fatta di cultura, e soprattutto secondo me il fiume aiuta anche a depotenziare la grande movida, le grandi iniziative nei rioni, rischiando di far diventare quei rioni dei posti solo turistici e quindi facendo scappare i residenti, che sarebbe la cosa peggiore che può succedere al nostro centro storico, perché non vogliamo Venezia ma vogliamo Roma, che è patrimonio dell'UNESCO, proprio perché nel suo centro storico ci abitano ancora i residenti. Grazie a tutti e buon divertimento per tutta l'estate.